18 in punto, buonasera in diretta, il Fatto del Giorno. Questa sera parliamo di crisi, parliamo dei problemi legati appunto ai dati sulla crisi economica, altri 21.000 posti di lavoro persi nel 2013, questi dati presentati da FIOM CGIL in questi giorni, proprio durante una conferenza stampa. Lo facciamo con Diana De Marchi, consigliera provinciale del Partito Democratico. Buonasera. Allora, partiamo dall'analisi di questi dati, appunto. 21.000 posti di lavoro persi nel 2013, cosa fa la politica? Cosa può fare? La politica potrebbe fare moltissimo. Mi sembra che sia un po' ferma su altre vicende. L'impressione che ho io è che purtroppo non riusciamo a dedicarci con abbastanza impegno a questo tema, nel senso che quello che vedo io in particolare, per esempio per i ragazzi, è che la situazione è che non riescono a trovare uno sviluppo di competenze e preparazione sufficiente per entrare nel mondo del lavoro. Quindi c'è un problema enorme tra quella che è la preparazione dei ragazzi e le necessità del mercato del lavoro, per esempio. Quindi anche quello è un tema sul quale bisognerebbe investire non solo risorse economiche, ma anche competenze per far sì che ci sia questo legame tra le esigenze dei territori e le possibilità dei ragazzi di avere una formazione adeguata alle richieste. Noi abbiamo in Lombardia, che è una regione importantissima, dove appunto per fortuna il mercato del lavoro regge meglio che in altre, comunque abbiamo 200.000 ragazzi tra i 15 e i 26 anni che non sono in formazione e non lavorano. Quindi questo è un tema sul quale io credo che sarebbe importante davvero investire tanto e cercare di creare di sbloccare questa situazione, e oltre allora ai cinquantenni. Andiamo a introdurre l'argomento con un servizio preparato da Alberto Carreras oggi sull'argomento. Sono dati spaventosi quelli relativi alla cassa integrazione, ai licenziamenti e più in generale alla crisi in Lombardia. Lo sostiene la FIOM CGIL Lombarda, che ha elaborato i dati provenienti dall'INPS. Complessivamente a dicembre sono state oltre 6 milioni e mezzo le ore di cassa integrazione nel settore metalmeccanico della nostra regione, contro i 5 milioni del dicembre 2012. Picchi vertiginosi nel Pavese, più 842%, nella provincia di Sondrio, più 645%. Un lieve miglioramento invece nel Varesotto, nel Comasco e nell'Odigiano. La cassa integrazione straordinaria ha segnato un incremento del 68%, praticamente invariata quella ordinaria, ed è invece raddoppiata la cassa in deroga, con oltre 1.083.000 ore. Dividendo il numero delle ore di cassa integrazione per il monte ore mediamente lavorato annualmente da un lavoratore del settore metalmeccanico, si ottiene la cifra mostruosa di 53.252. È come se 53.000 lavoratori abbiano usufruito di questo ammortizzatore sociale. Insomma, una situazione drammatica, secondo Mirko Rota, segretario generale della FIOM Lombarda, che rischia di far aumentare i problemi sociali nel nostro territorio. La CGIL chiede l'applicazione in tempi rapidissimi della legge sui contratti di solidarietà, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 18 dicembre. Solo a Milano ci sono stati nel 2013 2.000 licenziamenti in più rispetto al 2012. Infatti si è passati da 19 a 21.000. Di questi ben 11.000 lavoratori non godono nemmeno dei benefici dell'iscrizione alle liste di mobilità, visto che si tratta di dipendenti usciti da aziende piccole, con meno di 15 dipendenti. La CGIL ha lanciato l'allarme anche in merito al taglio di 40 milioni di euro alle università milanesi, un dato che si traduce in 800 assunzioni di ricercatori in meno. Questo è il quadro tracciato da Alberto Carreras. In sovrimpressione vedete anche il numero di telefono 0248010921 per chiamarci in diretta a parlare con noi. Abbiamo scritto la politica non risponde. In realtà poi in questi giorni si parla anche tanto di lavoro, perché questo Job Act di Matteo Renzi fa parlare, fa discutere, fa anche arrabbiare qualcuno, però serve una modifica delle regole del lavoro. Cosa si può fare? Assolutamente sì. Intanto l'intervento di Renzi comunque ha riportato l'attenzione sul tema che è prioritario nel nostro paese, quindi io credo che questo sia importantissimo. E poi certo che uno snellimento sia nelle procedure e quindi nei contratti, una flessibilità, una possibilità di semplificare anche l'ingresso dei giovani e dei meno giovani nel mondo del lavoro è indispensabile, perché poi all'interno di tutte queste normative complicatissime, di questa burocrazia, finisce per essere non solo un ostacolo all'assunzione, ma anche una possibilità di non
creare quella continuità nei lavori, nei percorsi di lavoro dei ragazzi, che invece gli permetterebbe di essere tutelati, perché quello che abbiamo visto noi negli anni è che togliere le tutele non ha sicuramente favorito l'ingresso nel mondo del lavoro, anzi, noi in provincia abbiamo tutte le settimane aziende piccole, medie, che vengono e che chiedono sostegno e aiuto perché sono in cassa integrazione, perché sono lavoratori anche appunto non più giovani, però non ancora in età per cui non vogliono più lavorare, sono in cassa integrazione e invece chiedono ricollocamento. Quindi davvero c'è un bisogno enorme di intervenire su questo, di semplificare e di trovare una via come quella. Anche una delle parti del Job Act che è interessante è quella di dare anche la possibilità di avere un sussidio minimo garantito e contemporaneamente una formazione che ti permetta di trovare un lavoro, quindi non un assistenzialismo ma una capacità di reinserirti nel mondo del lavoro senza essere un emarginato, perché non arrivi neanche ad avere un minimo vitale per arrivare alla fine del mese. Sui numeri del 2013, un numero impressionante è anche quello legato alle nuove ore di cassa integrazione, 55.000 cassi integrati a dicembre 2013, 5.000 in più del 2012, però questi ammortizzatori sociali purtroppo stanno finendo. Certo, stanno finendo. Stanno finendo. Monti li ha tagliati decisamente. Sì, cosa succede quando questi ammortizzatori... Appunto, è quello che vediamo noi in provincia, perché questo è quello che sta avvenendo. Gli lavoratori che vengono da noi in provincia e chiedono un tavolo per cercare di raccordarci a possibilità diverse di ricollocamento, e proprio dipendono da questo, dal fatto che gli sta finendo la cassa integrazione e che non hanno altre occasioni. Quindi l'opportunità è quella di capire quali sono i mercati sui quali si può investire e lavorare per questi. Noi abbiamo, non so, la Nokia, abbiamo aziende dove uno si chiede come sia possibile che le telecomunicazioni e quindi tutto quello che riguarda anche il settore tecnologico, l'informatica, adesso non sia un settore trainante nel nostro paese. Ma com'è possibile, quando invece è su quello che puntiamo? Io sono un insegnante, a scuola le nuove tecnologie sono adesso fondamentali, prioritarie. Allora è possibile che noi abbiamo bisogno di essere formati su questo e di lavorare con le nuove tecnologie, però queste non vengono invece sostenute da un mercato del lavoro che investe su questo. Quindi ci sono delle contraddizioni che sono davvero difficili da capire. Io credo che manchi una visione, una politica del lavoro attivo che davvero sia concreta e consideri quali sono le possibilità di sviluppo del nostro paese. Ci ha aggiunto Angelo Ciocca, consigliere regionale della Lega Nord. Allora noi ci fermiamo, un minuto di pubblicità, poi ritorniamo con le vostre telefonate su questo argomento importante, la crisi e i licenziamenti a Milano e in Lombardia. Un minuto. Di nuovo in diretta ci ha raggiunto Angelo Ciocca, consigliere regionale della Lega Nord. Buonasera Ciocca. Buonasera. Il titolo della puntata è Crisi, 21.000 posti di lavoro persi, dedicati appunto a questi dati su Milano. Preoccupanti, la politica non risponde. Cosa sta facendo la politica? Ma la politica non risponde sicuramente a livello nazionale, cioè io non vedo provvedimenti concreti da parte del governo, anzi purtroppo ci sono stati dei provvedimenti che hanno ovviamente creato le condizioni negative che oggi vediamo. Cioè la riforma Fornero è una delle cause di questa situazione, è una ovvia causa prevedibile, e Regione Lombardia sta mettendo in campo, ma al di là della maggioranza, dell'opposizione, anzi assieme, io arrivo in ritardo di qualche minuto perché stiamo appunto sviluppando un progetto di legge, di una legge che proprio oggi abbiamo battezzato Lombardia Pro Lavoro Impresa. Quindi una legge proprio di competitività per le imprese, una legge che ha appunto dei contenuti per cercare di attrarre nuove imprese e per difendere le imprese che ci sono in Lombardia, oggi agendo uno sul costo dell'energia elettrica, due agendo sulla semplificazione reale della burocrazia, sulla certezza delle procedure. Addirittura l'idea è quella di prevedere un indennizzo per quelle imprese che chiedono un'autorizzazione e l'ente pubblico tarda a darlo. Quindi se l'ente pubblico ha un tempo per dare una risposta all'impresa, previsto la legge 45 giorni, è giusto prevedere che dal 46esimo giorno ci sia un indennizzo. Tu comune, tu provincia, tu regione, tu organo dello Stato mi crei un ritardo, io pretendo che questo ritardo mi venga riconosciuto con un indennizzo di 30 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro.
Ecco, questa è una legge su quale stiamo lavorando, noi la chiuderemo in commissione quarta che io presiedo, attività produttive e occupazione, entro il 30 di gennaio, è calendarizzata in aula per l'11 di febbraio. È una legge che, se le cose vanno come stanno andando, sarà votata da tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, quindi questo è un buon segnale, vuol dire che la legge è una buona legge e ha lo scopo davvero di provare a dare delle risposte ai tanti bisogni che le imprese e l'occupazione chiede in Lombardia. Prima si parlava del Job Act di Matteo Renzi, se ne parla molto in questi giorni, a destra e a sinistra, allora da destra chiediamo un parere. Io sorrido e mi irrigidisco quando sento job, non si può chiamarlo lavoro, perché dobbiamo continuare a cercare di confondere l'idea alla gente, no? Anche questa volontà di scrivere un'agenda usando un termine inglese, perché si pensa che il termine inglese possa essere più accattivante del termine italiano o non so, del termine dialettale pavese, all'aura. Ecco, io dico, non si può pensare che si risolve un problema con il termine spot televisivo, cioè Renzi è convinto che basta lo spot e il problema si risolve. Come non è si che si direbbe in Lombardo? Laura. Quindi, beh, forse è meglio Job Act, quindi non è che bisogna chiamarlo job, non è che per forza si può tranquillamente parlare quali sono le azioni che servono sulle politiche del lavoro, quindi, e non possono essere annunci, devono essere risposte, quindi ben venga il fatto che qualcuno chieda al governo di agire su questo tema purché le risposte arrivino, e le risposte devono arrivare. L'idea è quella di un assegno universale, sì, per chi perde il lavoro. Vi piace, sì, come idea questa idea che comunque ci sia un diritto al reddito anche per chi non lavora, o non vi piace? Assolutamente sì, non solo, tra l'altro è una misura che in molti altri paesi europei già esiste, quindi è un sistema per intanto combattere la povertà, perché davvero il tema è questo, cioè ci sono famiglie, ci sono persone che non ce la fanno, quindi poi a reinserirsi neanche nel mercato del lavoro perché sono ai margini di una vita normale, quindi questo è il problema. Allora consentirgli di restare almeno nella possibilità di una condizione di vita decente che permetta poi anche di inserirsi nel mondo del lavoro, perché è legato comunque, come dicevamo, al fatto di avere anche un percorso formativo e di ricollocazione che è importante, quindi non in forma assistenziale ma in forma attiva, quindi tu hai la possibilità di sopravvivere dignitosamente e contemporaneamente essere accompagnato alla ricerca di un lavoro e alla formazione per un nuovo lavoro. Quindi io credo che questo sia importante e ci ricolloca anche in Europa, perché tanti europei... Abbiamo dei marchi perché sì, per il perché no, mi sembra. Andiamo da ciocca. Perché non le piace, allora, questa idea di un assegno per tutti? Che chi abita nel nord e i lombardi, che io mi sento così di rappresentare la regione Lombardia, non vogliono l'assistenzialismo. Infatti non è assistenzialismo. Vogliono un posto di lavoro, cioè certo, il lavoro è quella occasione che ci consente di affermarci nella società, cioè quella occasione che ci dà soddisfazione, ci dà gratificazione. Il sussidio non ci dà né gratificazione né soddisfazione. Allora, se vogliamo giustamente mettere in moto questo meccanismo... De Marchi dice permette di mangiare il sussidio. Sì, ma infatti permette sicuramente di mangiare, ma qual è il meccanismo? Non è poca cosa. No, ma si può in arrivare allo momento stesso risultato rispettando la persona. E ad esempio come? Attivando delle borse lavoro. Cioè, se quei soldi venissero dati ai comuni, e i comuni che hanno l'esigenza su un territorio usassero quei soldi per far lavorare il disoccupato, oggi avremmo un risultato maggiore. Se quei soldi venissero utilizzati dalle scuole, da altri enti, per far lavorare delle persone, avremmo un risultato. Oggi pensare di dare un assegno a una persona che sta a casa, a una persona che va a un corso di formazione professionale, per poi, una volta finito il corso di formazione professionale, prende quell'attestato e lo mette nel cassetto, perché purtroppo questo è quello che accade, non dà nessun vantaggio, non dà dignità alla persona. Oggi io penso che serva parecchio capitale umano, ad esempio nei piccoli comuni, e quindi si potrebbero tranquillamente quelle risorse darle, assegnarle ai piccoli comuni, per attivare delle borse lavoro per i propri cittadini. Lasciamo per un momento questo argomento, perché vorrei andare anche su questa notizia di ieri. Questo commerciante di 52 anni si è ucciso nel suo negozio, non riusciva più a pagare i debiti. A me ha fatto questa lettera che ha lasciato: chiedo scusa ai parenti
e ai fornitori. E io l'ho trovata veramente, mi ha colpito molto, cioè chiedere scusa ai fornitori nel momento in cui decidi di toglierti la vita. E dà un po' l'idea di cosa sta diventando poi anche il mondo del commercio, e dei piccoli imprenditori messi a dura prova. Cioè, non contiamo più i fallimenti, quindi anche per loro cosa si può fare? Cioè, creare degli sportelli di ascolto, diceva l'assessore Tajani. Sì. Di sicuro però questo non basta, cioè, servono risorse. Voi come istituzioni che cosa mettete in campo per i negozianti? Cosa c'è a disposizione? Beh, noi adesso siamo in fine vita come provincia, quindi riusciamo a mettere in campo poco perché non abbiamo più né finanziamenti e soprattutto nessuno pensa che la provincia possa avere un peso, cosa che invece aveva fino a quando svolgeva i propri compiti, perché serviva proprio per mettere insieme le esigenze appunto della provincia, e quindi dei comuni della provincia, e ragionare anche in collegamento con la regione sulle possibilità di investire e di riconvertire le aziende, quindi fare questo legame con le regioni. Però io vorrei solo aggiungere una cosa a quanto detto prima. Innanzitutto sull'assegno non è assistenziale e, come dicevo, è collegato a forme invece di ricollocamento e quindi di formazione e di accompagnamento, che credo che siano necessarie e servirebbero anche ai commercianti, nel senso che il capire che la condizione che tu vivi non è solo tua, quindi sapere che purtroppo non perché questo ti dia soddisfazione, ma perché comunque ti alleggerisce il peso e la fatica, che stai condividendo una situazione di crisi che peraltro è di livello internazionale, e quindi puoi trovare forme e misure di aiuto che sono anche condivise da altri. Io credo che sia importante, lo sportello ha senso in questo in quest'ottica, cioè capire che non deve essere la solitudine che vivi, ma devi trovare naturalmente anche degli aiuti concreti, ma anche capire che non sei l'unico a vivere quelle condizioni di sofferenza e di disagio. Dopodiché le misure da prendere dipendono da comune a comune, e io sono d'accordissimo sul fatto che servano anche borse lavoro e ci siano delle azioni concrete da fare, però la formazione, ripeto, è fondamentale. I centri per l'impiego che sono rivisti nel Job Act, per esempio, e che proprio in regione non hanno funzionato per quel che riguardava invece i corsi di formazione, perché non avevano una valutazione. Il consigliere dice dare una formazione, dargli poi un certificato che loro si mettono nel cassetto non serve a niente. Certo, infatti quei corsi dovevano servire e dovevano essere finanziati solo se poi portavano anche a un'occupazione, cioè ci voleva un controllo che è mancato, che adesso nella nuova amministrazione si cerca di migliorare, per fortuna, perché i buchi anche economici sono stati spaventosi, si sono dati soldi ad agenzie di formazione che poi non producevano nulla. Allora così non può funzionare, no? Quindi quello che manca purtroppo in queste azioni è spesso il controllo, la verifica di quello che viene poi ottenuto come risultato, e questo è fondamentale. Gioca, giro anche a lei la domanda, per questi commercianti disperati, sentiamo tante storie, persone che si tolgono la vita, come si può rispondere, cosa si può fare per loro, per aiutarli? Sicuramente bisogna ridurre la pressione fiscale, questa è la prima esigenza delle nostre attività. Cioè, oggi costa troppo fare impresa, cioè la pressione fiscale è alta, il costo energetico è alto, il costo del lavoro è alto, quindi quello che bisogna, uno degli elementi proprio su quale stiamo lavorando su questo progetto di legge che si chiamerà Lombardia Pro Impresa Lavoro, è appunto quello di consentire alle imprese di utilizzare in modo agevolato l'accesso alle energie rinnovabili, sia in termini di finanziamenti sia in termini di procedura autorizzativa, perché dobbiamo fare in modo che il costo dell'energia scenda nell'impresa, altrimenti impatta e ci porta fuori mercato rispetto ad altri produttori. Cosa fare? Oggi mi auguro che la vita di questa persona non cada nel vuoto, cioè questo signore con un gesto disperato, di disperazione, ha dato un urlo che la politica deve essere capace di raccogliere, perché se la politica resta sorda anche davanti a un gesto di questa portata, dico, non c'è più niente, e questo è uno dei tanti, purtroppo, che si aggiunge ai tanti gridi. Quindi io mi auguro davvero che dal governo, dai comuni, dalle province e anche dalla stessa regione arrivino delle risposte a questo gesto. E nel concreto cosa si può fare? Proprio oggi parlavamo, in funzione anche di questo gesto, che il settore del commercio ha bisogno, ad esempio, qualche finanziamento, qualche strumento. C'è una difficoltà di accesso al credito Per tutte in Italia, in Lombardia soprattutto,
che sta raggiungendo dei livelli preoccupanti, perché poi le banche non... Le banche non fanno le banche, certo. E quindi questo è un altro dei temi. Infatti nella legge noi parliamo di un codice etico per le banche, cioè una banca che si comporta secondo un codice etico lombardo, che è quello di prestare i soldi a chi ha bisogno per fare impresa o chi ha bisogno per sviluppare famiglia, deve avere una trattazione fiscale in termini di tasse regionali diverso rispetto a una banca che non fa una banca. Se io ho un imprenditore che si comporta bene e un imprenditore che si comporta male, non posso avere la stessa pressione fiscale. Se una banca che utilizza i denari dei clienti per fornirli ad altri clienti e quindi per aiutare lo sviluppo di un territorio, non posso tassarla quanto una banca che invece non prende nulla e usa quei soldi in titoli o in azioni, in speculazione finanziaria. Quindi anche sulla tassazione regionale noi vogliamo arrivare a una tassazione differenziata per quelle banche che rispettano un codice etico lombardo avranno una tassazione diversa, e per quelle banche che invece non fanno le banche in Lombardia, non sappiamo neanche se a quel punto ne abbiamo un'utilità, deve esserci una tassazione maggiore. È l'unico modo per convincere le banche a utilizzare i soldi che hanno in cassa per darle alle imprese, per darle alle famiglie, non per comprare titoli e speculare sulla finanza. Quindi un nuovo sistema per le banche. De Marchi, serve proprio un appello al credito. Assolutamente, un appello, sì, che condivido. Io credo che sia importante adesso, e questo a livello appunto di governo credo che si possa fare, cercare di capire che vanno aiutati e sostenuti tutti quelli che stanno nel mondo del lavoro, dagli imprenditori ai lavoratori. Cioè non dobbiamo differenziare, ma tutti quelli che investono per dare lavoro e quindi creano posti di lavoro vanno sostenuti esattamente come i lavoratori che vanno aiutati nella loro situazione di difficoltà. Quindi sono d'accordo. Mi preoccupa un po' questa cosa che sia solo lombarda, perché io su quello vedo sempre una difficoltà, ma comunque insomma vediamo poi quale sarà il sistema che pensano di adottare. Però il tema è che tanti imprenditori davvero non ce la fanno, e quindi noi dobbiamo semplificare, facilitare, agevolare anche gli imprenditori e non solo i lavoratori, perché ci servono, ci aiutano e sostengono il paese. Quindi sono d'accordo. Sui commercianti il discorso credo che sia molto più complicato, perché appunto io adesso non so l'attività specifica di questa persona. Era un colorificio. I piccoli commercianti nel nostro, soprattutto nelle nostre grandi città, ormai stanno sparendo, quindi lì bisogna capire come vogliamo agire anche su questo fronte, cioè se vogliamo quindi favorire la grande distribuzione, se vogliamo riportare il commercio di prossimità, perché questo è un tema che da anni vediamo, ma che sinceramente non capisco come pensiamo poi di affrontarlo, perché non c'è mai stato un intervento diretto e deciso su questo. Quindi è proprio un aspetto, secondo me, anche sociale, cioè di sviluppo della città. Noi dobbiamo pensare che tipo di città vogliamo. Vogliamo delle grandi città dove ci sia solo il grosso centro commerciale, o vogliamo anche favorire i piccoli commercianti? Perché se vogliamo favorirli dobbiamo davvero concretamente trovare un sistema per farlo, perché è chiaro che altrimenti non ce la fanno. La competizione è enorme, quindi su questo bisogna lavorare. Ci fermiamo, 3 minuti di pubblicità. Dopo la pubblicità andiamo su argomento più leggero. Il boom del car sharing a Milano. Arriva la sesta società che appunto si inserisce in questo mercato della mobilità dolce, mercato che ha sempre più utenti, un po' perché la mobilità dolce piace, un po' perché, vista la crisi, qualcuno rinuncia anche all'automobile. 3 minuti di pubblicità, ritorniamo. Sì. Di nuovo in diretta, e allora cambiamo argomento. Abbiamo parlato di crisi a lungo, adesso parliamo di un argomento un po' più leggero: il boom del car sharing a Milano. Sono tante ormai le società che si occupano appunto del noleggio di autovetture per pochi minuti, per ore, a tariffe appunto più o meno simili. E arriva anche Volkswagen, arriva anche BMW, quindi un mercato che produce anche ricchezza, perché poi produce posti di lavoro, e si sta sviluppando molto a Milano. Adesso guardiamo nel titolo e vi chiediamo cosa ne pensate del car sharing, di questo boom del car sharing. Lo utilizzate? Pensate sia utile? Come cosa ne pensate appunto dell'introduzione di questa nuova possibilità di muoversi a Milano? 0248010921 per chiamare. Ora guardiamo il servizio di Alberto Carreras, che fa un po' il punto sullo sharing a Milano, sul appunto noleggio di automobili.
Milano supera sia Berlino che Parigi, almeno per quanto riguarda il car sharing. È infatti in arrivo il sesto gestore delle auto cittadine in affitto, un sistema che tanto successo sta riscuotendo nel capoluogo lombardo. Costi contenuti, possibilità di accedere ad area C e parcheggiare ovunque, lasciare la vettura in qualsiasi spazio con strisce azzurre, gialle o bianche. 70.000 sono gli iscritti ai vari car sharing milanesi. Domani a Palazzo Marino, nell'apposita commissione, verranno aperte le buste che riguardano due società che hanno avanzato richieste, cioè Drive Now con le mini della tedesca BMW e Twist, società milanese con 500 vetture Volkswagen Up, 5 porte, diesel con cambio automatico. Un primo lotto di 100 di queste auto potrebbe già trovarsi sulle strade milanesi ad aprile, con una tariffa di 27 centesimi al minuto e iscrizione di 15 euro. Secondo le stime saranno almeno 500.000 gli utilizzatori delle auto in affitto in Italia entro il 2020. Una necessità, quella della mobilità sostenibile, sempre più gettonata. Insomma, dopo gli apripista, guidami di ATM con 160 smart e vai di Trenor con 40 postazioni in Lombardia, sono giunti Car2Go con 600 auto, Enjoy di Eni con 550 Fiat 500 rosse e adesso sono in arrivo altri due nuovi operatori che porteranno il totale a 6, un vero record nelle città europee. I costi variano da 25 a 29 centesimi al minuto. Il tutto è stato possibile grazie alla liberalizzazione attuata dall'amministrazione comunale. Nel 2014 Palazzo Marino incasserà da questa iniziativa 2 milioni e 750 mila euro. E allora, boom del car sharing, il primato italiano non è più in discussione, quindi Milano guida la classifica e anche su Parigi e Berlino, diciamo, ora può appunto gareggiare anche con le grandi capitali europee. Partiamo da una domanda: voi avete utilizzato il car sharing? Come vi siete trovati? L'avete provato? Confesso che io personalmente non l'ho provato, però quasi tutti quelli che frequento e conosco l'hanno già provato, quindi tutti mi dicono, dai, io fortunatamente riesco a utilizzare soprattutto la bici e spesso il motorino, quindi riesco a non utilizzare l'auto. Però quello che voglio dire è che secondo me è legato al tema della crisi invece di cui abbiamo parlato prima, perché la crisi sta nel fatto che magari rinunci a possedere l'auto perché così non paghi varie spese, quindi risparmi, però nell'esigenza hai la possibilità di utilizzare questa opportunità, quindi credo che sia comunque anche legato alla crisi e mi sembra straordinario che Milano abbia appunto raggiunto questo primo posto in classifica, perché significa che almeno dal punto di vista dell'utilizzo della città e quindi di questo modello di mobilità che l'amministrazione ha introdotto si sia fatto un bel patrimonio e quindi si stia capendo come muoversi in città. Io penso che appunto il risparmio e l'attenzione quindi a non possedere un'auto ma a muoversi in un modo diverso sia interessantissimo come sviluppo di una città proprio europea, almeno in questo insomma mi sembra che un ci successo siamo. Francamente sopra le migliori previsioni. Sciocca, sì. Chiedo anche a lei, utente o no del car sharing? No, io ho provato una volta per curiosità, ma in provincia di Pavia, nella città di Pavia, e secondo me è un ottimo servizio. Quindi un ottimo servizio, quello che bisogna adesso arrivare a fare è coinvolgere anche i comuni limitrofi. Ah, certo. Questa è la partita vera, cioè io vedo, abito in un comune vicino Pavia e proprio in questi giorni stiamo valutando come piccolo comune di dotare il territorio di una macchina, ma appunto perché anche il territorio circostante, la grande città, deve essere raccordato. Certo. Quella è la grande sfida, e le risorse che derivano da queste concessioni devono essere risorse che ricadono ancora una volta sulla città e sull'ambiente. Cioè io mi auguro che i quasi 3 milioni di euro che si diceva nel servizio che incasserà il comune di Milano possono essere un patrimonio davvero da utilizzare anche per abbattere l'inquinamento della città. Quella è la grande sfida. Abbiamo una telefonata, un telespettatore. Buonasera, da dove ci chiama? Pronto, buonasera. Guardate, io intanto saluto Ciocca e la De Marchi. Buonasera. E buon anno. Buon anno. E quindi sul car sharing, guarda, a me interessa esclusivamente il discorso del creare lavoro. Certo. Perché sostanzialmente ci sono molte persone che, avendo perso il posto di lavoro, rimangono anche senza auto. Sì. E non si possono muovere. Per cui questo è il vero problema. Il vero problema è non poter pagare l'assicurazione. Il vero, certo, problema è non poter pagare il bollo. Questo io devo dirlo veramente. E proprio rispetto a questo mi spiace, ma se mi consentite, io
faccio riferimento proprio a questo particolare problema perché è quello vero. Io tra l'altro con Ciocca mi ero visto perché Regione aveva fatto qualcosa per gli esodati, a Ciocca avevo anche dato delle rassicurazioni su questo. Non è vero, è vero parzialmente. È stata fatta una mozione per gli esodati a reddito zero, sono state dette delle cose incredibili in sede di quella discussione. Gli esodati a reddito zero ci sono, sono persone che non hanno fatto accordi con l'azienda, sono persone che hanno le famiglie che non prendono più un euro e che quindi vanno a fare la fila di giorno a pane quotidiano. Questi sono i veri problemi. Alla De Marchi, che è sensibile anche lei a questo tipo di argomento, vorrei dire: serve fare qualcosa e non utilizzare la dote lavoro per farsi degli spot pubblicitari, perché la dote unica lavoro di Regione Lombardia, Ciocca, lo dico perché posso dire questo, va a ingrassare le agenzie accreditate che prendono soldi da regioni per non fare assolutamente nulla, per dare soltanto informazioni. Questo è bene dire. Se potete commentarmi questo, veramente vi sarei grato. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie al telespettatore che ci ha chiamato. E allora ci chiedeva un commento, vi chiedo un commento rapido. Ne abbiamo già parlato prima, però sulla domanda del telespettatore sulla dote lavoro. No, io sono d'accordissimo. È una battaglia che abbiamo fatto, una battaglia durissima che abbiamo fatto, perché davvero i numeri dimostravano questo, che non c'era controllo, non c'era verifica, e quindi si continuavano ad accreditare solo quelli che già erano stati accreditati senza controllare che cosa avevano, che cosa portavano. E quindi io quello che so, anche se appunto non è l'amministrazione che condivido e che, per la quale ho fatto campagna elettorale, però so che c'è un intervento adesso, proprio perché erano troppi soldi sprecati, e quindi adesso so che si cerca di lavorare perché ci sia un controllo, e che quindi la novità è quella, almeno a parole per il momento, vediamo se poi nei fatti sarà così, che verranno accreditati solo quelli che porteranno anche dei risultati. Quindi mi sembra che ci sia stata almeno la consapevolezza di anni sprecati effettivamente dando soldi inutilmente. Su questo una risposta veloce anche da ciò. Ma è velocissima, c'è solo un meccanismo, questo vale per i comuni, vale per le province, vale per le regioni, cioè bisogna pagare il committente, in questo caso le agenzie per il lavoro o le agenzie per la formazione, con una commissione di successo, cioè il privato spesso quando deve fare operazioni di outplacement, che vuol dire ricollocare le persone in esubero dall'azienda, quindi quando un privato sceglie una società privata, quindi un'azienda privata sceglie una società privata per ricollocare l'esubero che ha in azienda, paga il suo consulente solo al successo della commissione, cioè vuol dire solo quando quei dipendenti in esubero sono stati collocati. Non andava ecco così. Questo è il meccanismo che deve utilizzare sia la regione, ma siccome io ho fatto anche l'assessore al lavoro della provincia di Pavia, è un meccanismo che deve usare anche la provincia. Io come allora assessore alla provincia di Pavia avevo a disposizione 4 milioni di euro per ricollocare le persone, messe a disposizione dall'allora ministro Maroni quando è stato ministro del lavoro. Ecco, quei 4 milioni di euro la provincia di Pavia li ha spesi pagando la commissione di successo, cioè se i centri di formazione professionali, se le agenzie per l'impiego prendevano soldi pubblici, li prendevano dopo aver ricollocato quella persona. È l'unico meccanismo, certo, deve essere altrimenti così. Si corre il rischio di fare corsi e formazioni inutili. Infatti. Abbiamo ancora 5 minuti, allora guardiamo il sommario del TGN in onda questa sera alle 7:15 e poi torniamo in studio. L'hanno fermato mentre era alla guida del suo camion. Questi dettagli dell'ultimo dei 13 arresti che hanno permesso ai carabinieri dei ROS di sgominare un'organizzazione di affiliati alla 'Ndrangheta che gestiva un traffico di cocaina. E agli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, l'educatore parrocchiale accusato di aver molestato 4 ragazzini nell'internat milanese. Nell'ordinanza del GIP si legge che le molestie venivano perpetrate come penitenza al termine di attività ludiche. Nuovi dati della FIOM CGIL dipingono un quadro definito spaventoso dalla stessa organizzazione sindacale. Sono 21.000 i licenziati a Milano nell'arco del 2013, 2.000 in più dell'anno precedente, e la cassa integrazione cresce in misura esponenziale. Seedorf è il nuovo allenatore del Milan. L'annuncio arriva proprio dall'olandese che in Brasile dà l'addio al calcio giocato e apre la sua nuova carriera in panchina. Seedorf anticipa anche il suo sbarco in Italia. Domani sera sarà in tribuna a San Siro per la gara di Coppa Italia contro lo Spezia.
fossero solo per affetto. Allora, l'arrivo di Seedorf qua non interessa a nessuno, mi hanno detto gli interessi ai juventini, quindi la notizia del giorno ve la siete persa. Allora, torniamo velocemente sul car sharing in chiusura. Secondo voi a cosa si deve questo boom? È più crisi? È più voglia di spostarsi in maniera differente? Dei marchi, cosa porta la gente a lasciare l'auto per prendere un'auto in affitto? Ma io credo appunto un tema di spese senz'altro, quindi di risparmio, perché se poi rinunci all'auto il risparmio c'è indubbiamente, come diceva il telespettatore prima, questo è il primo punto ed è anche la possibilità di creare altri posti di lavoro, che per noi è importantissima. Ma penso anche che sia un concetto nuovo di vivere la città, quindi il fatto che tu la puoi lasciare dove ti è comodo e non ti devi preoccupare poi di recuperarla, o puoi avere due percorsi diversi, andare in auto e tornare con un altro sistema, cioè la facilità anche di muoverti è giustamente una facilità che va estesa a quella che sarà l'area metropolitana tra pochi mesi, quindi questo è importantissimo, perché altrimenti anche dal punto di vista ambientale è chiaro che poi il vantaggio è limitato, quindi è importante che si estenda. Ma io credo che questo sia il primo punto, cioè il fatto di essere, questo è un spendere aspetto, meno. È un aspetto molto interessante. Il car sharing può essere esteso oltre Milano, perché un conto è fare car sharing a Milano, è certo, 1.300.000 abitanti è facile, per la provincia, per le città più piccole c'è mercato, anche sì, guardando appunto da un punto di vista regionale di Regione Lombardia. Io vedo un caso pratico, cioè io abito in un comune di 3.800 abitanti, il comune di San Genesio ed Uniti, è un comune appoggiato alla città di Pavia, e in questo comune c'è un albergo importante, e l'albergo fa questa riflessione, proprio quella di dire: ma perché non pensate a un car sharing fuori dall'albergo che possa collegare il paese certo, con la città, tenendo presente che l'albergo metterebbe a disposizione gratuitamente l'energia elettrica e la custodia anche del mezzo, perché comunque c'è l'esigenza di assegnare un codice ogni volta che arriva un utilizzatore, e quindi gratuitamente darebbe un servizio, ovviamente sarebbe un servizio anche per la sua clientela, ma sarebbe un servizio anche per il paese, e questo secondo me è un modo per allargare la rete, cioè gli alberghi sono distribuiti anche fuori dalla città, sì, e quindi la rete alberghiera secondo me potrebbe tranquillamente essere una buona rete da sviluppare anche per il car sharing. Devo dire, è un peccato però che sono ancora auto a benzina, auto sì, diesel, non sì, si riesce ancora a investire in pieno sull'elettrico. Ecco, non dovrebbe essere questo, sì, questo sarebbe parzialmente. Sì, sì, questa è una cosa che forse ancora dobbiamo... Su Pavia sono sì, elettriche, dobbiamo, nella ma maggior qui, parte. Quindi probabilmente è il futuro, ancora noi ci dobbiamo... Io credo che sia anche un'operazione culturale, insomma, quindi quella avrà un percorso magari un po' più lungo, ma è sicuro che è lì che bisogna arrivare, quindi senz'altro è giusto che poi si pensi a quella modalità. Però l'idea degli alberghi è ottima, così come penso tutte le stazioni ferroviarie, piuttosto che gli aeroporti, stazioni, cioè i luoghi di collegamento potrebbero essere un altro punto di raccordo importante. E ripeto, siccome andiamo verso la città metropolitana, bisogna pensare anche in questo modo, e quindi favorirlo anche in modo più esteso ed allargato, insieme anche alle agenzie per l'impiego, perché appunto di quelle per esempio non sappiamo più quale sarà il destino, perché noi che come provincia, giustamente veniva ricordato prima, abbiamo anche questa competenza, in realtà ancora non abbiamo chiaro che cosa succederà di tutto questo patrimonio della provincia. Su certi temi bisogna che ragioniamo seriamente ancora, e abbiamo il tempo per fortuna, visto che abbiamo un allungamento della creazione e costituzione della città metropolitana, però sono molti gli argomenti che ancora vanno affrontati, però la mobilità è uno di quelli più, non più importanti, ma molto importanti. E allora chiudiamo così, con questo appello appunto su mobilità e lavoro, sui fondi importanti da utilizzare appunto contro la crisi. Io ringrazio Diana De Marchi, consigliera provinciale del Partito Democratico, provincia di Milano, di essere stata con noi, e Angelo Ciocca, consigliere regionale della Lega Nord. Grazie a voi, e do un messaggio: c'è un bando pubblico nel Comune di Milano che cerca vigili urbani, do un messaggio: guardate il sito del Comune di Milano e iscrivetevi. Grazie Ciocca, l'appuntamento alle 7:15 con il TGN, mentre domani il Fatto del Giorno torna alle 18. Buonasera. Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.